pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Pronto e anche atletico. Che piacere ritrovarti, caro Marco. Un altro interessante appuntamento con il pronto soccorso digitale. Qualunque problema abbiate con l'universo tecnologico, con annessi e connessi, beh, non esitate a scriverci a unomattinoinfamigliacalciolarai.it oppure su Facebook o su Twitter. Caro Marco, io vorrei iniziare subito con una riflessione che potrebbe sembrare ovvia, ma che in realtà penso valga la pena comunque considerare, perché ovunque ci troviamo oramai, in qualunque situazione, comunque siamo contornati da persone che vivono attaccate all'immancabile telefonino. Ma è possibile quantificare il fenomeno di quello che oramai è diventata una vera e propria dipendenza? E che altro, vorrei anche, insomma, non voglio fare psicologia spicciola, però ne approfitto visto che tu sei un esperto in materia. Che motivazione dai proprio a questa crescita divenuta ormai esponenziale? Guarda, c'è bisogno di compagnia, no? E quindi quando sei solo ti senti in compagnia perché stai chattando con qualcuno, eccetera. È una sorta di ricerca del contatto fisico, un po' una presenza surrogata, se vuoi, che però ti fa in realtà relazionare, perché non c'è la fisicità, ma gli scambi ci sono. Pensa che nel mondo sono 1 miliardo ogni giorno le persone che usano WhatsApp e in Italia 15 milioni, solo per dare un'idea del fenomeno, no? Beh, sono numeri comunque pazzeschi, ma onestamente quanti di noi, soprattutto in questo periodo, come hai detto te, anche a mandare messaggi, non ne approfittano proprio per farlo per quanto riguarda gli auguri di Natale? Brava. E a proposito di festività natalizie, sono indubbiamente un'ottima occasione in questo periodo proprio per organizzare magari una bella vacanza. Oh, non sarebbe male. Un viaggio ritemprante. Vuole. Però prima di scegliere la destinazione è bene comunque informarsi proprio sul luogo da visitare, sul luogo prescelto, proprio per far sì che non ci si guasti la vacanza. Giusto. E allora tu, Marco, dove andresti? Come ti organizzeresti? Allora, bisogna controllare sul sito viaggiaresicuri.it, che è il sito del Ministero degli Affari Esteri. Per quanto mi riguarda, io andrei in Terra Santa, perché anche la stagione è il momento giusto per farlo. Bello. Non ci sono mai stato, però proprio come si vedeva dal cartello prima, è ad esempio uno di quei posti dove è bene controllare, no? Per ragioni varie, le tensioni politiche che tutti conosciamo. E quindi consiglio sempre a tutti di andare a vedere sul sito appunto viaggiaresicuri.it, perché contiene tutta una serie di informazioni importanti per quelli che vogliono intraprendere viaggi all'estero, avendo la certezza di avere fonti sicure e, come dire, chiare, che arrivano direttamente al Ministero. Bravo Marco, importante consiglio, è semplice da seguire, oltretutto utile proprio per evitare spiacevoli conseguenze. Ma ora invece passiamo alle notizie, beh, che non di rado prendono spunto da un fatto vero che però poi viene esagerato, vero? Eh sì, per esempio circolano queste fake foto, queste bufalacce relative agli incendi che ci sono stati recentemente in California. Uh-huh. E adesso ve le sto facendo vedere. In sostanza ci sono le automobili, spacciano automobili normali per automobili fuse, quindi vedete quell'alluminio fuso, sembra che sia dovuto al calore sprigionato dagli incendi, ma se ne guardiamo altre ci accorgiamo che dietro, guarda bene dietro, ci sono i pini verdi, è tranquilli, vero. quelli non possono prendere fuoco, vero? Quindi è evidente che se un pino è là bello verde sereno, e allora che poi significa? Quindi che basterebbe fare attenzione particolare per capire che può, brava, che non può trattarsi di una notizia reale. Eh no. E vabbè, e chissà invece se è reale il video che tu ci hai preparato settimana, che ci farà fare un bel salto temporale. Questo mi piace da morire, perché siamo tutti a guardare i video su internet, quelli e chissà com'era una volta. Dice, allora ve ne faccio vedere uno, un bel video di una volta. Quelli, adesso arriva, quelli che erano in bianco e nero, eccolo qui. Questa qui è la Challenge Cup delle biciclette a Londra nel 1928. Che belle quelle biciclette. No? Ed è un po' l'equivalente dei video che troviamo oggi, ma allora era incredibile. Guardate la qualità di questo video, guardate che bello. Se pensate che è del 1928, a quasi 100 anni, tra un po' 90 sicuri. E in sostanza questo era il biciclo di James Tully, che era un po' il padre, considerato il padre dell'industria della bicicletta. Guardate che roba, bello, bello, bello. È un po' analogico, però vabbè. Ma come facevano a guidare questi velocipedi? Non saresti riusciti?
finito? Ma magari una volta su sì, però era come scendere. Ma di sicuro sei riuscito a combinarne un'altra delle tue insieme al tuo compagno di merenda virtuale. Vediamo lì un po'. Colleghiamoci. Forza, vediamo dov'è il mio gemello. Dov'è, dov'è? E mi sto allenando. Scusi, non è che io posso passare la vita come lei davanti al computer. Qui si fa sollevamento pesi e poi grazie al digitale si possono fare un mucchio di cose. Lei per esempio che cosa fa? Come mi si allena? Mi dica, mi dica. Cammino durante il giorno, cammino molto. Si guardi il suo bicipite. Qui c'è il sudore vero. Guardi il suo bicipite, sembra un monocipite, eh? E i suoi addominali, com'è che sono coperti da quello strato di grasso di foca? Cosa deve fare? Ormai arriva l'estate. Lei mi sa che più che corsa, eccetera, lei fa sollevamento droni. Allora si faccia dare dei consigli. Ci sono delle applicazioni fatte apposta per chi si vuole allenare con il digitale. Ce n'è una che si chiama 7 Minutes. Si inizia con 7 minuti, ed è pure gratis, si inizia proprio via. E in sostanza in 7 minuti ti dà tutto quello che sei dove per incominciare ad allenarti e poi se vuoi prosegui. Oppure per correre ci sono i vari braccialetti, i sensori, il battito cardiaco e avanti così dove puoi collegarlo direttamente alle applicazioni. Ce n'è una che si chiama Runtastic, che è straordinaria. È bellissima perché ti permette di ovviamente di vedere il percorso che fai, eccetera, eh? E la signorina Ingrid lì a fianco a lei, caro mio Marco, mi dica lei che cosa fa, come si tiene in forma? Beh, andando in palestra, qualche corsetta all'aria aperta. Brava, lei sì, caro il mio Marco, prenda esempio dalla signorina a fianco a lei. Ora la saluto che devo fare cose serie io qua. Con due, via. È molto più muscoloso di me. Sì. Vabbè, c'è la foca qua. Vabbè. Ora torniamo seri, Marco. Sì. Leggiamo la mail. Tra le tante mail che ci arrivano, c'è quella di Giovanna che scrive: effettuo spesso pagamenti online. Ho sentito parlare di criptovaluta. È una cosa importante ai fini della sicurezza? Eh sì, ma poi soprattutto il vero punto qui è capire che cos'è, perché se ne parla tanto, ma non è che sia, non è una cosa semplice, è una moneta che si scambia tra utenti senza un intermediario, come vediamo qua dietro dal video, che è mondiale, che non può essere congelata, cioè nessuno ti può bloccare il conto e soprattutto non hai un contratto tra te e l'intermediario. Viene generata e trasferita attraverso i vari computer e si può anche minare come se fosse oro, cioè può essere generata utilizzando il proprio computer o computer in effetti molto potenti. L'altra caratteristica importante è che è finita, cioè ha un numero massimo di monete possibili ed infatti, almeno questo è il caso del Bitcoin, questo del Bitcoin ne genera la scarsità e poi è possibile essere si può trasferire attraverso una sorta di normale contratto di cifratura in termini informatici e può essere usata per comprare tutto? Di tutto. Ah sì? Ah, per tutto possiamo utilizzarla? Vabbè, grazie Marco per averci fatto capire meglio di cosa si tratta, perché è un argomento effettivamente di cui se ne parla molto in questo periodo. E adesso passiamo invece ad un argomento che sta un po' a cuore a tutti, almeno così dovrebbe essere. Allora, in Italia, secondo alcune statistiche, sono circa il 22% degli italiani ragazzi tra i 15 e i 24 anni che sono fumatori abituali. Si sa che fa male, quindi un ragazzo su 5 consuma tabacco e siccome non c'è nessuno che può invitarvi a smettere di fumare, obbligarvi a smettere di fumare, sì. Io come regalo di Natale posso dire che sostanzialmente vi posso far vedere delle app, vi consiglio delle app che aiutano a smettere di fumare. Queste applicazioni, qui ad esempio ne ho una che si chiama Quit Now. Vedi la tecnologia? Io ero rimasta lì. È certo, che ovviamente non ti può impedire di accendere la sigaretta, ma ti motiva e quindi ti dice quanti giorni mancano, quanti giorni sono passati, quante sigarette hai evitato, quanto denaro hai risparmiato e quanto tempo soprattutto hai guadagnato, perché comunque anche lì, no? Poi sì, non è una buona abitudine. No. E allora ci sono queste applicazioni come Quit Now, per esempio, e basta andare in qualsiasi store del vostro telefono e cercare smettere di fumare per trovarne tante altre. È davvero una cosa che suggerisco, soprattutto ai ragazzi giovani.
Grazie allora Marco per averci guidato anche in questa puntata del Pronto Soccorso Digitale. In attesa della prossima, ricordiamo che per chi vuole può contattare Marco Camisani Calzolari su Facebook. Però non ti saluto prima di averti fatto gli auguri di Natale. Tanti auguri a Buon te Natale, e tanti Marco. Auguri a voi! Buon Natale!